Ciao a tutti, sono Gianni di Autorobo.it, la community italiana dei Transformers su Facebook. Come avrete già visto, su questo mio canale recensisco Transformers sia terze parti, sia ufficiali moderni e sia ufficiali vintage. Quando si tratta di vintage, ovviamente c'è sempre una certa emozione. Tuttavia si tratta di pezzi che ho in casa da un po' di anni. Oggi è la prima volta che recensirò un modello che mi è arrivato praticamente stamattina, quindi l'emozione è molto fresca, ma soprattutto lo trasformerò per la prima volta qui insieme a voi. Sto parlando di Jig Pentajet. Ovviamente il marchio Jig per noi bambini italiani del 1980 ha tutto un altro sapore. Io da bambino non ho mai avuto un gift set e sulle vetrine sbavavo per quei gift set Jig. Quindi potete immaginare, voi un po' più giovincelli rispetto a noi, potete immaginare passare un'infanzia a guardare quelle confezioni, quei marchi, quel marchio Jig, non poterlo mai avere e finalmente averlo in età avanzata, però finalmente averlo. Quindi è un piccolo sogno che si avvera, meglio tardi che mai. Aerial Bots, protagonisti dei momenti più epici dell'intera Generation 1 cartoon, iniziando da Alpha Trion, che sacrificherà la sua vita per creare questi 5 nuovi guerrieri. In quanto Alpha Trion fa parte della primissima produzione di Transformers e quindi condivide la stessa matrice computeristica con lo stesso Vector Sigma. E andando avanti c'è lo spezzone in cui Optimus Prime, con un bellissimo discorso, parla di ciò che vuole che siano questi Aerial Bots. E adesso, in religioso silenzio, andiamo a guardarci quest'intera sequenza. Un autorobot ha dato la sua vita perché ne nascessero altri 6. Ha fatto una scelta. La stessa scelta che spero faranno anche loro quando ce ne sarà l'occasione. Vettore Sigma, dà a queste macchine una personalità che sia degna di chi mi ha creato. Rendili liberi di pensare, di crescere in saggezza e giustizia. Fai in modo che sappiano quanto valgano la libertà e la vita ovunque le trovi. Altro momento altissimo, il primissimo scontro tra Superion e Menasor. Tra lo stupore di Megatron, che non si aspettava che anche 5 nuovi guerrieri si unissero in un gigante che potesse fronteggiare il suo di gigante, in uno scontro che sarà davvero molto molto avvincente, anche se nel finale interverrà Omega Supreme, ma quello dovremmo già saperlo. Quindi andiamo a parlare, andiamo ad emozionarci insieme, andiamo di là a parlarne. Come quando per un'intera vita guardi una delle tue rockstar preferite alla televisione ed improvvisamente la incontri dal vivo e rimani senza parole, lo stesso effetto ha avuto per me incontrare questa rockstar. Questo box visto e rivisto sia in quella vetrina dell'infanzia sia in decine e decine di foto. Il logo Transformers, le scritte in italiano, la scritta Transformer, ovviamente il logo Jig, ovviamente l'impagabile polistirolo e tutto ciò che ci ha fatto sognare per tutta l'infanzia.
Come già espresso in altri video, queste non saranno video recensioni come al solito, con pareri tecnici e comparazioni varie. Questi sono contenitori di ricordi di una passione viva più che mai di quel bambino che finalmente ha potuto realizzare quei piccoli grandi sogni che alla fine sono la vera essenza, anche questi, della vita. Nella loro semplicità è comunque molto bello il fatto che il carrello anteriore sia retrattile in tutti i pezzi, tranne in Slingshot, il nostro Vertic, dove sono fissi tutti e tre. E quindi ci siamo, prendiamo la nostra solita bella birretta, bella fresca come piace a noi, la stappiamo e voilà, nuova di pacca, pronta per compagnie estreme, e andiamo a trasformare. Team Aerial Bots in Robot Mode. Al di là del discorso estetico, resta molto affascinante questo contrasto tra aerei, che di solito sono prerogativa dei Decepticons, e le auto, che di solito sono prerogativa degli Autobot, che diventano praticamente di fazione opposta. Sicuramente come robot sono tra i più banali per quanto riguarda i team di Combiners,
in quanto abbiamo 1, 2 e 3 che sono praticamente lo stesso identico mold. Invece Vertic Slingshot condivide la trasformazione, ma come vedete è ben più sottile. Inoltre ha la ruota anteriore sul petto anziché sulla cabina di pilotaggio e braccia completamente diverse. Piccolo aneddoto su Skydive, il nostro log, che ho posseduto come tarocco da bancarella da bambino, quindi ritrovarlo qui in forma originale è stata un'emozione nell'emozione. Altro piccolo aneddoto per questo Vertic originale Slingshot, che un mio amichetto me l'aveva regalato tutto scassato, mancava la cabina di pilotaggio, un'ala, era tutto scassato, ma a me sembrava di aver vinto al Super Enalotto. Dopo la mia cara nonnina ha pensato bene di farmelo sparire senza motivo e non l'ho più ritrovato. Comparazione con un modello odierno, il Kingdom Core Class Optimus Prime, e con quel solito macigno di Long Haul. È arrivato il momento di Pentajet Superion. E qui gli si può dire di tutto, che è sgraziato, che ha le gambe sottili, c'è la solita battuta che ha saltato il giorno delle gambe in palestra, ma il discorso è sempre quello, siamo sempre nel campo del fascino vintage, non si può paragonare una figura del genere all'estetica odierna, c'è soltanto ciò che noi vedevamo in quel 1985, c'è un sogno da realizzare, perché noi bambini nel 1985, se avessimo avuto tutti un Superion, sicuramente avremmo passato un'infanzia molto molto più felice. Comparazione con i soliti Kingdom Core Class Optimus Prime e con macigno Long Haul. Quindi oltre ogni parere tecnico, oltre ogni discorso sull'estetica, resta un pezzo del passato e a guardarlo c'è poco da dire, poiché c'è molto più di ciò che appare in lui.
Con questa inquadratura chiudo quest'altra video recensione. Vi invito ad iscrivervi al canale e a lasciare un bel like. Vi saluto, vi ringrazio tutti e ricordiamo che la fantasia nutre e rende l'anima eternamente giovane.